Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Siamo con Robin Hood, Selwood Builders, 140 visual ragazzi da quando l'ho messo ieri sul canale. Probabilmente vi è piaciuto, vi ha attirato, è un gioco nuovo, sicuramente sì, diciamo che è uscito su PC già da qualche mese fa. Però diciamo che su console è uscito da pochissimi giorni e ho visto che vi è piaciuto. E allora ragazzi, continuiamo la nostra avventura, vediamo un po' cosa fare. Abbiamo dormito, dobbiamo parlare ora con Flatak. Io in questo piccolo periodo breve tra ieri e oggi mi sono un po' fatto un po' di giro, ho cercato di capire il funzionamento, le varie cose che ci sono e poi ve le racconterò anche voi. Intanto ragazzi, qua c'è qualcosa da prendere, quindi prendiamo tutto quello che abbiamo in giro perché c'è un sacco di cosette che possiamo prendere tutto qua ragazzi, vediamo tutte robe che possiamo, tanto raccattiamo tutto, eh. La cosa importante in questo gioco è raccattare tutto, noi siamo qua in casa, adesso ho visto un po' di robetta. Abbiamo anche possibilità di accendere, se non sbaglio, la luce, non mi ricordo come cavolo si fa, così, ora non serve. Prendiamo anche queste cose qua, sacco di monete, sacco di monete, qua c'è qualcosa, una chiave. Sì ragazzi, c'è il cursore perché mi muovo tipo mouse perché il gioco, vi ho detto che è uscito precedentemente per PC, quindi diciamo che si gioca bene col mouse e tastiera, però è stato adattato appunto a PlayStation e a Xbox e quindi giocheremo in questa maniera. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno visto la prima parte del video, il video di presentazione, perché siete in tantissimi. Quanta roba che c'è da prendere qua, ragazzi! Io prenderei tutto in maniera allucinante. Prendiamo tutto così. Prendiamo tutto. Allora, nella prima ieri praticamente abbiamo fatto poca roba l'altro ieri, giusto l'inizio del gioco, abbiamo visto, parlato con Fratac, visto come funziona, eccetera, eccetera. Qui ho preso tutto. Questo che c'è qua, ragazzi, è il nostro baule, possiamo dirci tutto quello che vogliamo qui dentro, ovviamente. Eccoci qua, però nel frattempo io farei un'altra cosa, andiamo nel nostro menu in questa maniera con il tasto questo, con i due quadratini sulla sinistra del joystick e facciamo così inizialmente. Io metterei la spada subito sopra che mi può essere utile. Bottiglie, bottiglia vuota, ragazzi, le mettiamo. Sì, servono le bottiglie vuote. Adesso le mettiamo, non ce le fa mettere, bisogna riempirle prima. Va bene, però possiamo mettere qualcosa di cibo. Pietra, niente, sale non ci serve. Pane d'oro ci dà 20 la prendiamo perché ci dà 20. Poi cosa abbiamo? Utensili di riparazione, dopo è roba che metteremo nella nostra cassa, la cipolla la mettiamo nella cassa, la farina pure, il panino d'oro ci dà 10, lo prendiamo, come anche le 5 mele e anche questi costicciotti qua da mangiare. Questo cos'è ragazzi? Antidoto, l'antidoto lo mettiamo qua sotto. Allora ragazzi, avete visto, con la A io prendo l'oggetto, birra, e la porto qua, ok? Con la X invece basta cliccare sopra e me la porto direttamente di là. Adesso non porta più niente, vediamo se porta questo. Non porta più niente perché mi sa che siamo pieni, va bene. Allora, intanto adesso direi di mettere qualcosa nel baule qua. Come siamo messi? Abbiamo tanta sete, ragazzi. Sto morendo di sete, quindi prima mettiamo via un po' di roba qua dentro, quello che non ci serve. Quindi mettiamo via la cipolla, con la X ci va direttamente là, avete visto, utensili di riparazione, mettiamo via la farina d'orzo, mettiamo via il sale, mettiamo via la pietra per il momento, il cappuccio lo teniamo, unguento lo teniamo, le chiavi lo teniamo, le bottiglie vuote. Ragazzi, sono quasi a secco di acqua, quindi bisogna riempire le bottiglie. Per riempire le bottiglie è semplicissimo, andiamo dove c'è il pozzo, è una cosa molto molto veloce, rapida, sicura e tranquilla. Dove cavolo è il pozzo? Eccolo qua. E ci avviciniamo, basta andare con la lettera X, vedete, posto, con la X del joystick, questa, e abbiamo le bottiglie qua a destra. Noi andiamo direttamente su Crea e ce la riempie una e anche l'altra, due. A questo punto possiamo anche mettere nell'inventario le bottiglie, facendo così le mettiamo nell'inventario. E adesso col tasto che non so come si chiama, questo L sinistra, LT, left, lo teniamo premuto, andiamo sull'acqua. Ok, ce l'ho in mano, vedete che c'ho l'acqua in mano in questo momento, no? Se riesco a vedere che c'ho l'acqua in mano, vediamo se me la fai vedere, perfetto. No, cazzo, mi gira dall'altra parte, va bene. La bevo. E mi sale l'acqua, perfetto. Adesso che è vuota, la riempiamo subito per evitare di averla vuota.
torniamo qua, la riempiamo ancora, così siamo a posto con le due bottiglie di acqua, le abbiamo entrambe, perfetto. E la possiamo anche mettere giù. Per metterla giù, ragazzi, la cosa che posso fare io, che posso, che ho capito, è cliccare su qualcosa che non mi serve. Mi serve tutto, mangiare come si è messi. Beh, mangiamoci qualcosina, non so neanche cosa. Questo mi dà 20, questo mi dà... La mela mi dà 10, questo mi dà 25, troppa roba. Questo mi dà 10. No, no, al momento non mangiamo niente, ragazzi. Facciamo così. Prendiamo anche le pietre, perché poi, ragazzi, questo è un gioco di crafting. Bisogna fare le cose, trovare gli oggetti, costruire. Quindi, ragazzi, le pietre che vedete in giro, prendetele. Poi capirete perché le pietre vanno prese. Ma noi prendiamo tutto, qui troviamo pietre, legna, qualsiasi cosa. Adesso abbiamo sopra nel menu una cosa che leggo qui sulla sinistra e ci dice... parla con Tac. Allora, Tac l'abbiamo visto qui da qualche parte, eccolo là, tanto qui c'è la pietra anche qua. Ho visto qualcosa da prendere però, ragazzi, qua, perché, ragazzi, prendete tutto quello che vedete, raccogli il vino, tutto quello che trovate, ragazzi, prendetelo, perché ogni cosa può servire. Una pietra anche qua. E adesso andiamo a vedere un po' cosa vuole il nostro amico Fratac, sempre con l'X del joypad. Sei riuscito a riposare un po'? Caro amico, non smetterò mai di stupirmi di quando poco sono, di quanto poco sono in bisogno. Non può essere salutare. Ti fa bene perché tu beva acqua invece di vino, buon frate. Continua. Non mi lascio influenzare da questo. A parte ciò, chi dorme non pecca. Mi tengo il mio vino. Sapevo come avresti reagito, tranquillo Tac, la tua scorta di botti è al sicuro. Penso di sì, è una riserva strategica per tempi di crisi. Certamente, non una parola in più. Immagino che tu abbia dormito così bene da aver perso la tua arma. Dov'è il tuo arco? Ecco, non ho l'arco. Ragazzi, sotto vedete che in verde c'è una frase, a volte ne avete anche due o tre, si può scegliere. In questo caso ne ho solo una, quindi non posso scegliere. Clicco semplicemente l'R... questo qui sotto, non so come si chiama, ragazzi, l'R qualcosa, il destro sotto più grande, e mi dà la risposta. Questa volta non ho perso nulla, l'ho rotto durante una caccia. Abbiamo lavorato così tanto per costruire un nuovo villaggio che non ho ancora avuto il tempo di farne uno nuovo. La foresta non è stata gentile con noi ultimamente, il peggio è alle spalle, però e ora puoi dedicarti al tuo arco in tutta tranquillità. Prendi una scure e abbatti qualche albero. Il legno dovrebbe bastare sia per l'arco che per le frecce. Ho una corda di canapa qui che dovrebbe andare bene come corda per l'arco. E lui mi dà ovviamente un arco. Ecco là, l'arco e la corda ce li dà lui, vedete a destra, che ci dà gli oggetti. È tutto l'aiuto di cui ho bisogno. Grazie, Tac. Missione del migliore amico di un fuorilegge. So quanto tieni alla tua arma. Vai a farla costruire, ma torna subito. Il nostro villaggio ha bisogno del tuo aiuto. Perfetto. Madonna, che spadata che gli ho dato. L'ho trafitto come pochi. Ragazzi, andiamo un attimino nel nostro menu, che deve essere qua sotto. Andiamo qua perché voglio vedere. Abbiamo qua... bella. Abbiamo il menu, ovviamente, qua, tutta la nostra roba. Abbiamo anche, però... le missioni e il tutorial, che ovviamente viene fuori ogni tanto quando andate a fare le cose. L'introduzione l'abbiamo vista ieri, anche l'alimentazione e idratazione, quindi bere e mangiare. L'inventario l'abbiamo visto ieri, l'arte del commercio, bene riposato, sono da vedere. Quindi l'arte del commercio, andiamo a vederlo subito. I mercanti si trovano nei villaggi e nelle città di tutto il territorio. Saranno lieti di comprare e vendere molti oggetti in cambio di oro. Quindi noi portiamo gli oggetti ai mercanti e loro ci danno i soldini d'indi. Ogni mercante ha una specializzazione che ti permetterà di valutare le merci che possono essere acquistate. Possiamo comprarle ovviamente anche. Fortunatamente saranno felici di acquistare tutto ciò che hai da offrire. Se vuoi guadagnare di più dal commercio, ricorda di sviluppare la parte dell'albero delle abilità che riguarda proprio questo aspetto. Ragazzi, le abilità sono tantissime, innumerevoli, dopo le guardiamo ancora un attimino perché sono tantissime. Andiamo avanti. Per acquistare un oggetto che ti interessa, selezionalo dall'elenco, scegli la quantità e premi su acquista e ce lo dà. Per vendere un oggetto del tuo inventario, selezionalo e premi su vendi. Perfetto, abbiamo anche da vedere bene riposato, che è quello che abbiamo appena fatto svegliandoci. Dormire è importante, non solo ti permette di salvare i progressi, ecco come salvare, ragazzi, si va a dormire, ma anche di rigenerare la tua salute. Cerca i luoghi contrassegnati da guffi e lanterne.
È lì che potrai riposare. In genere c'è un letto, una cuccia, una cassa da morto, un freezer, non lo so. Attenzione però, dopo aver dormito tutta la notte, la fame e la sete si faranno sentire. Beh, è ovvio, ragazzi. Poi dice: il gioco effettua il salvataggio automatico ogni volta che viaggi rapidamente verso un segnale o uno stagliere e se ci cammini vicino o se ci cammini vicino. Questo non accade durante i combattimenti, eventi o situazioni legate a determinate missioni. Ok, ragazzi, abbiamo letto tutto quanto. Volevo far vedere semplicemente, eccole qua, le abilità. Sono tantissime, ragazzi. Abbiamo aumento 0 punti abilità. Quelle che abbiamo preso aumento adesso sono queste qua. Abbiamo preso, aumenta il numero di slot. Abbiamo qua 5 posti in più, mi sembra. Aumenta il peso massimo dell'equipaggiamento. Abbiamo preso poi, se non sbaglio, la salute massima 2 volte e abbiamo preso tempo di riattivazione, i sensi veloci, tempo di riattivazione, visione da cacciatore meno 1, riduce il tempo necessario per riattivare la modalità cacciatore. Ragazzi, ogni volta che abbiamo dei punti abilità possiamo venire qua, implementare, aumentare. Abbiamo varie cose su cui possiamo scegliere. Abbiamo il sentiero della freccia, ovviamente, il sentiero della resistenza. Sono varie, diciamo, direzioni per poter ampliare le nostre abilità. Sentiero delle ombre, quelle dove ovviamente si va in stealth, dalle spalle, si colpisce. L'agilità, che può sempre essere utile anche per queste cose, anche l'agilità. Poi naturalmente abbiamo tante, anche altre cose, il sentiero delle lame, quindi le spade e queste cose qui, coltelli. Artigianato è quello che ci fa costruire, ci fa creare le cose, ci fa ampliare il nostro villaggio, perché noi ci dobbiamo anche costruire un villaggio, ragazzi, non è che noi siamo solo qua a combattere. Questo è un RPG, avventura, azione, gioco di ruolo, c'è tutto, ragazzi. Diciamo che è fatto bene. Peccato che non parlano in italiano, sarebbe proprio il culo. Il massimo che potesse capitare è che parlassero in italiano. In realtà parlano in inglese, ma la traduzione è perfetta, non sgarra di niente, a parte qualche piccolo baghettino in giro che si vede ogni tanto nello schermo, ma anche questo, ma anche quello, ma purtroppo è così. Poi abbiamo ovviamente sotto il sentiero della freccia, tutto quello che riguarda arco, freccia, eccetera, che ci può essere utile. Queste qui sono le abilità passive che noi possiamo andare a implementare quando e come vogliamo. Abbiamo anche le abilità attive, che sono queste, che non ho ancora ben capito come funzionano. 3, 3, 1, qui magari con calma, col tempo, riusciremo a capire come si snodano queste cose. E qua abbiamo la mappa. Noi siamo, questo è il nostro villaggino. Noi siamo qua, possiamo selezionare con la X dove vogliamo andare, tipo voglio andare qua, track, voglio andare qua, e lui mi fa anche vedere poi nella mappa il punto dove voglio andare. Torniamo comunque qui da noi. Dicevamo, taglia gli alberi. Ok, dobbiamo cercare gli alberi da tagliare. Quindi adesso io direi, prima cosa, dobbiamo mettere l'ascia, o l'accetta, chiamatela come volete, addosso a noi. Quindi facciamo così. Direi di mettiamo via qualcosa che non ce ne frega poi niente. Questo cos'è? 10, questo cos'è? Vabbè, togliamo un momento, facciamo così, questo lo mettiamo qua e questo lo eliminiamo. Lo rimettiamo giù, con X va direttamente giù, questo lo mettiamo qua e andiamo a prenderci questa e così la mettiamo direttamente là, abbiamo la nostra asse. Adesso a questo punto è semplicissimo, con LT, che è questo ragazzi, questo qui sotto è LT, la ruota, e andiamo a prenderci la nostra asse. E vedete che si dovrebbe illuminarsi gli alberi, vedete che si illuminano anche gli alberi che possiamo andare a tagliare. Ecco là, l'albero si è anche illuminato, è molto semplice. Per tagliare un albero c'è anche, oh, c'è una pietruzza qua, ragazzi, la prenderei subito la pietruzza. L'albero bisogna fare attenzione perché noi al primo colpo parte ovviamente con R sotto, non so come cazzo si chiama, non è RT ma è L quello sotto. LB? CB? Non mi ricordo. Allora, si clicca una volta, poi dopo bisogna andare a tempo quando si illumina al centro e vi faccio vederlo che farlo. Vedete che lo becco sempre quando arriva al centro e così dovrebbe spaccarsi tutto. Perfetto. Raccogliamo i vari pezzi di legno. Una, due, tre, 4, ne andrei a rompere alcun altro, ne ho visto uno là in fondo di alberelli prima e ce ne sono un casino.
Andiamo qua che ne ho visti tanti. Il problema qua è andare dritti, eh. Non ho ancora imparato come si fa andare dritti. Qui c'è un alberello, rompiamo questo, perfetto. Ok, prendiamo tutto il alberello, ok. Mi sa che abbiamo qualcosa da leggere. Artigianato e sviluppo del personaggio. Con le tue abilità di crafting puoi creare facilmente oggetti di base. Seleziona l'oggetto che ti interessa nell'inventario, imposta la quantità e premi il pulsante crea. Dopo lo facciamo subito per fare il nostro arco e le frecce ovviamente. Per gli oggetti che necessitano di un equipaggiamento più specializzato, come le spade, dovrai tornare al villaggio e usare edifici appositamente designati. Hai bisogno di esperienza per imparare nuove abilità o sviluppare quelle esistenti. Puoi acquisire in molti modi diversi, combattendo contro nemici, completando missioni, estraendo materie prime, cacciando, raccogliendo e costruendo. I punti abilità possono essere utilizzati per sviluppare l'albero delle abilità o spesi per sviluppare gli edifici del villaggio che incidono sulle tue abilità speciali. La conoscenza e potere. I punti abilità possono essere trovati nel mondo anche sotto forma di libri o pergamene. Ok, adesso ragazzi raccogliamo quello che è rimasto qua per terra, perché io credo che possiamo già fare il nostro arco. Andiamo sempre con questo LT nel nostro... scusate, andiamo con il doppio quadratino, questo, nel menu. E abbiamo esattamente 30 pezzi di legno, 20, eccoli qua, li vediamo sia qua. Pino, abbiamo 20 su 50, ma li vediamo anche qua. Allora, per fare un arco ce ne vogliono 10. Facciamo l'arco. Abbiamo fatto le frecce, 40 frecce, ho sbagliato. L'arco è questo. Ok, ce ne vogliono 10, facciamo l'arco. Basta cliccare una volta e poi lui lo fa, E adesso io farei altre 40 frecce, dato che ci siamo, e poi magari rompiamo un altro albero, perché mi raccomando, ci vuole sempre della... Ok, 40... 40 frecce, perfetto. Le frecce dove sono? Sono qua, sono 80, ragazzi, le prendiamo e le mettiamo qua, credo. Oppure no, oppure qua, non mi ricordo, qua, vanno qua davanti. Inserisci nello slot le frecce per usarle, perfetto. A questo punto torniamo da Frattac. No, io direi di rompere un altro alberello, perché abbiamo un po' di legna da tenere, che ci fa sempre comodo. E dov'è un altro alberello qui vicino da rompere? Da qua, perfetto. Ok, due alberelli qua, li rompiamo tutti e due, vai. Ok, prendiamo tutto, c'è un altro qua, prendiamo anche questo che ci fa sempre comodo. Ok, prendiamo pur tutto qua la nostra legna, e adesso ragazzi possiamo tornare dal nostro Tac. Infatti dice parla con Tac. Abbiamo fatto l'arco, abbiamo fatto le frecce, vedete su in alto a sinistra quello che ci indica l'anfondo da quella parte, vedete, vi faccio vedere semplicemente anche dove non si può. Allora torniamo indietro, probabilmente devo tornare dove cavolo è, mi sono perso, di qua possiamo correre tenendo premuto l'analogico, saltiamo di qua, bene. Dove siamo? Che cacchio faccio qua? Mi sono perso letteralmente, ragazzi, mi sono perso. Andiamo. Ok, qua. Di qua si va. Ok. Ma dove è il villaggio? Ma noi siamo andati lontanissimi dal villaggio, ragazzi, siamo andati chissà dove. Questo è dove arrivo, no? Ok, passiamo di qua, una pietruzza la prendiamo. Ok,
Dov'è Flatark? Di qua. Ragazzi, bisogna imparare un po' a conoscere il villaggio, eh? Perfetto, a questo punto io ci avrei anche un po' fame e mangiamo qualcosa. Là c'è Fratà, questa è la nostra abitazione, ve la ricordo, questa è la nostra casuccia, questa è Mario, non so cosa. Qua c'è qualcosa, vediamo un po' qui dentro se c'è qualcosa di interessante. Sì, prendiamo tutto, salmone, 5, sale e carne di lepre. Va bene, il salmone lo metterei via perché al momento non ci serve. Comunque abbiamo questi qui sono gli spazi che abbiamo, sono esattamente 8 per 3, 24 più 1 che abbiamo in più altri 8 che abbiamo avuto tramite un'abilità, no? Avete visto prima che ho preso l'abilità. Mettiamo via questo che non serve a niente, il sale, mettiamolo giù. Questo cos'è? Carne di lepre, bah, carne di lepre, ragazzi, non so se vale la pena mangiarla. Ok, andiamo da Fratac, però prima magari bevo e mangio, anzi mangio, ma non mangio neanche tanto, magari qualcosina così veloce. Facciamo la nostra ruota panoramica, sempre mi raccomando con questo. Ruota panoramica, e cos'è questo qua? Questo è da 25, troppo, questo è da 20, troppo. Oh, 20 ci può stare. Vediamo se lo mangia. Sì, è andato quasi su, perfetto. Ah sì, esatto, con B ci chiniamo, con A saltiamo, questo qua niente, andiamo da Flattac, eccolo là. Abbiamo il nostro arco, abbiamo tutto adesso, dove che facciamo ragazzone? Buondì caro, dimmi tutto. Con un arco come questo non hai nulla da temere, a meno che non ti metti di nuovo contro Marian, dicendole di cucinare per te. In quel caso nemmeno l'acciaio più puro e l'acqua santa non sarebbero d'aiuto. È passato poco tempo, ci siamo spiegati le cose e abbiamo concordato che non avrei più commesso questo errore. A proposito, l'hai vista da qualche parte? Calma, questa volta nessuno l'ha tirata in una trappola. È partita per aiutare la gente del posto, prima o poi tornerà. Sembra proprio lei. Hai detto che ti serve il mio aiuto? Sì, ci sono molte cose di cui abbiamo bisogno, soprattutto di cibo. Non si potrebbe trovare un arciere migliore in tutta Sherwood. Prima di andare a rubare ai ricchi, forse potresti usare le tue abilità per aiutarci? Proverò volentieri il nuovo arco. Accendi il fuoco, stasera faremo un arrosto. Lascio la carne nel magazzino. Tutti gli abitanti del villaggio stanno lavorando così intensamente che un piccolo banchetto dovrebbe sollevare il loro spirito. Va bene, andiamo a vedere un po' questa altra cosa. La grande caccia, ragazzi, vediamo la grande caccia. Un modo per procurare il cibo è la caccia. Per fortuna nei boschi la selvaggina non manca. L'occhio abile di un cacciatore è in grado di individuare prontamente la preda, dove è più facile trovarla. I cervi sono creature molto vigili e attente, a volte sono difficili da cacciare. È importante avvicinarsi a loro con cautela e usare le proprie abilità di tiro con sicurezza. Per usare l'arco ti basta avere qualche freccia nella paretra e una mano libera per tirare la corda. I sensi acuti delle abilità più importanti sono importanti. Il loro sviluppo influisce in modo significativo sul gioco. È possibile migliorarli sviluppando il capanno da cacciatore nel tuo villaggio. La visione da cacciatore e il senso dell'inseguitore sono i più utili la caccia per la caccia. Tuttavia, ricorda di sviluppare anche l'intuito e la vista aguzza, i cui livelli migliorano le prestazioni degli altri sensi. Per la caccia e i combattimenti è molto utile sfruttare la modalità rallentatore, quindi si fa con la Y, tasto Y, questo qui sopra ragazzi, questo qui sopra, tasto Y, grazie alla quale potrai controllare meglio il tuo bersaglio. Questa e altre abilità possono essere sviluppate nell'albero delle abilità. Certo, queste altre abilità possono essere... Non è bella come frase. Va bene ragazzi, adesso possiamo anche andare. Io direi prima di tutto di bere, mangiare e poi partiamo. Allora, abbiamo qualcosa da mettere giù, fatemi vedere un po' cosa abbiamo nel nostro inventario.
l'arco senza dubbio bisogna subito prenderlo, quindi facciamo così, lo mettiamo lì. Poi cosa abbiamo qua da mangiare? Questo 5 lo mangiamo subito e facciamo così, 5 lo mangiamo, dov'è che è questo? 5, sì, carne di lepre. Un Kaiser, va bene, andiamo a mangiare, andiamo a riempire, beviamo e poi riempiamo anche la nostra acqua, pozionite, pozionite, questa è l'acqua da bere, ok, beviamo, la riempiamo, che siamo più tranquilli così, andiamo sempre qua ragazzi, la riempiamo e poi andiamo a caccia e vediamo cosa riusciamo a fare, una caccia veloce, qualche fringuello e poi torniamo a casa, Allora, vediamo un po' dove si può andare a caccia. Metti via questa qua e prendi fuori l'arco, va. Abbiamo messo le frecce, ci siamo? Sì. Ok, mettila via. Allora, la mappa è questa qua sotto. Ah, ok, i cervi sono in questa zona qua, quindi possiamo andare di qua. Passiamo per di qua, mettiamo un segnalino. Lo mettiamo tranquillamente, possiamo metterlo tranquillamente qua, così arriviamo tranquillamente qua. E poi da qua vediamo dove andare. Eccola, quindi perfetto, seguiamo la strada. Però io un momento farei così, ragazzi, non so chi posso incontrare, quindi è meglio avere la spada, Andiamo su per di qua. Andiamo a cercare i cervi malefici. Tanto ragazzi, mi raccomando, se volete, sapete cosa potete fare. Un bel like serve sempre per capire se vi piace questo gioco. Se non siete... Oddio, qui bisogna saltare. Ah, devo mettere via la spada probabilmente. Per saltare su, eh? Ma non posso saltare? Andiamo giù per... no, qui si va giù di brutto, eh? Un po' di luce, ragazzi, perché ho sbagliato io, eh? Vabbè, ho preso una botta terribile, ho fatto una gran cagata. Prendiamo questa luce, riprendiamo la spada e andiamo avanti. Ho fatto una gran cagata, ragazzi, mi sono... quasi ucciso, va bene. Seguiamo la strada, non so da che parte si deve andare, probabilmente per di qua. Ok, stiamo uscendo da qua. Un po' di luce, eh. Cos'era qua da prendere? Ah, canapa, prendiamo la canapa, ragazzi. Chissà, magari ci può essere. Cos'è? Achillea. Noi, ragazzi, prendiamo quello che troviamo perché. Canapa, canna. Vabbè, qui abbiamo un'altra cosa che non ci serve al momento. Da che parte devo andare? Di là, eh. Ok. Di là sono. Dove cavolo siamo? Andiamo a vedere la mappa. Ah, stiamo andando dalla parte completamente opposta, quindi devo tornare indietro. Ragazzi, devo andare dalla parte opposta. Ah, dietro per di là, quindi devo fare il giro da qualche parte, si potrà pur girare qua. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Ragazzi, ci vediamo quando mi avvicino. Sono molto molto lontano. Ci vediamo fra pochissimo. Mi avvicino e poi ci vediamo di là. Qua siamo noi, ragazzi. Qua siamo noi che siamo ricercati. Robin Hood, 100 monete. Grande, ragazzi. Continuiamo la nostra avventura. Va, Robin Hood, 100 monete. Si può fregare di meno. Andiamo avanti.
Siamo arrivati nella terra dei cervi, quindi ragazzi prendiamoci in mano il nostro arco, eccolo qua, ricordiamoci che è per fermare il tempo Y e poi per lanciare ecco, eccola un cervo, avete visto, no? Cominciamo con i cervi, eh? Probabilmente qua ci saranno cervi. Ok, colpito un cervo, ragazzi, è semplicissimo e poi si prende su quello che c'ha l'assiato, esattamente pelle di cervo e non solo, e abbiamo anche però da prendere su la coglia da carne di cervo. Quindi ragazzi, avete visto com'è semplice, no? Non ci mettiamo così, no? Poi andiamo avanti piano. Quando vediamo un cervo arrivare, è troppo lontano, mi sa. L'abbiamo beccato? L'ho beccato, raga, in lontananza l'ho beccato, dai. Dobbiamo beccarne 5 in tutto per riuscire a fare questa missioncina, eh. Perfetto, quindi facciamo così, prepariamoci. Colpito anche questo. Ragazzi, è molto semplice. Beh, siamo a livello facile, non dimentichiamolo che siamo a livello facile, quindi vediamo se qualche altro cervo qua nei dintorni. Ce ne sono parecchi qua che passano, dobbiamo solo cercare di aspettarli, ma arrivano sicuramente. L'importante è rallentare quando arrivano con la Y, col tasto Y rallentiamo di brutto. Oh, cervi finiti! Dai, non è possibile che erano tre in tutto, ragazzi. Ok, ah, troppo lontano. No, l'ho preso. Oh, Madonna, questo mi è scappato via questo cervo, eh. Più veloce di noi, eh. Devo aspettare che vengano più vicini, perché in lontananza non li becchiamo in lontananza, devono essere vicini, eh. Lontananza facciamo molta fatica a beccarli, eh. Bisogna che siano abbastanza vicini e allora riusciamo a beccarli, adesso non ce ne sono più. Ovviamente. Cervo di sera, bel tempo si spera. Dove cacchio sono i cervi? Non ci sono più. Vediamo. Le abbiamo prese, ne avrebbero altre due per finire questa missioncina, eh. Oh miseria. Ci muoviamo. Dove siamo qua? Ok, siamo finiti? No, non devo andare giù di qua io. Comunque ricordiamoci questo posto perché potrebbe essere interessante. Allora, cervi? Neanche uno. Va bene ragazzi, a questo punto ho visto qui vicino un lettuccio qualcosa, andiamo a vedere dov'era, eh? Mappa. Ah, ok. Andiamo di qua. Là in fondo c'è qualcosa.
Ogni tanto tiro dei rumori ogni tanto, ma andiamo di qua. Oh. E questo l'abbiamo ucciso. E dov'è il resto? Dove ha messo il resto che ha perso? Ah, purtroppo qua ci ha dato solo una cosa. Va bene, non mi ha dato il resto. E poi mi sa che sta cominciando a piovere. Andiamo in qua. Ah, qua c'è anche una bellissima questa cosa qua. Un'impalcatura. Piove un casino, raga. È un cervo che era là, ma non un po' lontano, eh. Mi è scappato via, bisogna essere più... Ora piove e mi sa che i cervi qua con la pioggia... Andiamo in là che ho visto che c'è un simbolo di un letto, eh. E i letti e i gufi ti fanno fare i viaggi veloci, eh. Merda, l'ho mancato, ma com'è possibile? Di qua. Ok. Oh, qua c'è l'accampamento, eh. Rumore, eccolo là. No, ho sbagliato io, porca miseria. Vabbè, vediamo cosa c'è qua intanto, eh. C'è un letto per riposare. Questa la cassa probabilmente era nostra. Quindi mettiamo giù quello che abbiamo trovato, ragazzi, abbiamo trovato un sacco di rame, mettiamo giù il rame, che abbiamo tantissimo rame trovato in giro, salvia, e canna, mettiamo giù anche cos'è, questa achillea, pino, mettiamo giù pino, canapa, abbiamo quante? Due di carne, due di pelli, due, pelle, altri due, carne, 15, ce ne vogliono ancora un po' di carne, ragazzi, di questo animale. Cervo, ragazzi. Beh, non voglio farvi perdere tempo. Adesso li caccio io e poi ci vediamo fra 5 minuti, dai. Ok, raga, abbiamo raggiunto 15. Abbiamo preso i 25 di questo animale qua. Quindi adesso andiamo direttamente dove c'è il nostro letto. Esattamente era qua. E da qua possiamo fare un viaggio rapido, ma credo anche che non serve neanche il letto. Però magari andiamo qua, vediamo che c'è qualcosa di interessante. No, per fare il viaggio rapido, ragazzi, è semplicissimo. Non importa che ci riposiamo a questo punto. Andiamo nella mappa, selezioniamo ovviamente lo stagliere, oppure penso lo stagliere, perché se andiamo qua non ci fa niente. Tac, il nostro letto, vediamo se lo fa selezionare, no. Lo stagliere invece, ah, diventa il cerchio, ok, viene il cerchio così, verde, lì ci possiamo andare con viaggio rapido, quindi l'unico posto dove possiamo andare, ragazzi, è questo. Qui siamo così, viaggio rapido, andiamo dallo stagliere, siamo già arrivati praticamente alla nostra casupola, è rimasto il like, non so perché, ragazzi.
Scusate se non mi ero accorto di averlo tolto. Allora, eccoci qua. Andiamo, consegna le canne in magazzino. Dov'è il magazzino? Cerchiamo il magazzino. Il magazzino dovrebbe essere indicato da qualche parte, lo andiamo a cercare, ma dovrebbe essere qua il magazzino, eh? Andiamo. Intanto mi sa che beviamo, non lo so, beviamo un attimino. No, è presto, non c'è sete. Allora, andiamo in tutte le stanze perché tutto quello che troviamo può essere interessante. Qua non so cosa ci sia da prendere, vediamo. Magari c'è qualcosa da prendere anche qua, lo prendiamo, no? Qui c'è una cassa, ragazzi. Cosa c'è qui dentro? Prendiamo tutto, ragazzi. Prendiamo tutto che qua. Mi raccomando, ragazzi, prendete tutto. Non lasciate niente in giro perché è tutta roba che vi servirà. Vi serve tutto. Poi se non vi serve la vendete, ragazzi. Se non serve la vendete che fate soldi, quindi non buttate via nulla, non tenete nulla a pietra. Vedete anche le pietre, ragazzi, io le prendo perché è un po' un problema prendere gli oggetti con questo sistema, ma si può fare. Ok, un'altra pietra. Questo deve essere il magazzino, infatti ci indica la cassa, vedete la cassa che è indicata così, e ci mettiamo le carni, ovviamente. Le carni sono queste qua, 25. Perfetto, ci possiamo anche mettere, non so nient'altro, va bene. E palla con tac, però nel frattempo, ragazzi, vediamo che c'è qualcos'altro da prendere qua in giro, perché sapete che tutto fa brodo, non c'è niente qua da prendere. Non c'è nulla da prendere, qui è chiuso, bisogna fare il giro per di qua. Una pietrusta, prendiamo le pietruste, ragazzi, perché mi sa che poi ci serviranno le pietruste. Non so voi, ma io ho questa impressione. Dai, andiamo ad attacco e poi adesso ci salutiamo perché abbiamo già fatto tanta robina, tanta robina, tanta robina. E qua c'è la tipa che ci fa cucinare qualcosa. Vediamo cosa possiamo cucinare. Questo possiamo cucinarlo, questo no. Questo no, no. Possiamo cucinare un tubo, ragazzi. Quindi andiamo. No, no, non tirare la freccia. Facciamo così, così non abbiamo nessun oggetto. Se no questo tiro la freccia tutto andare. E passiamo da casa nostra e poi andiamo da frattacche. Passiamo da casa, mettiamo giù le cose che non ci servono. Abbiamo un sacco di cose, quindi mettiamo giù tutte le cose che non ci servono. E vediamo, abbiamo, cosa abbiamo qua? Utensili, mettiamo giù. Qui cosa abbiamo? Unguento, vedo, unguento lo prendiamo. E le pelli, ragazze, le mettiamo giù, di cervo, che ce ne facciamo delle pelli di cervo? Quasi niente, come pure dell'aglio, niente. Qui cosa c'è? Farina d'orzo, niente. Sale, niente. Panino lo teniamo, mela la teniamo. Salmone, ragazzi, lo teniamo, anzi ce lo mangiamo quasi subito il salmone. Magari, non lo so se salmone lo mettiamo qua e ce lo mangiamo. L'ho messo praticamente là, ho sbagliato. Il salmone devo fare così, quindi. Il resto teniamo tutto. Cosa abbiamo qua? Birra e idromele. Vabbè, qui sono cose da bere, eventualmente le teniamo, ma abbiamo anche delle pozioni, perché fine hanno fatto le pozioni? Ah, sono qua, perfetto, antidoto è ok, perfetto, allora a questo punto beviamo, mangiamo e beviamo, e poi andiamo a parlare con Frate e poi ci salutiamo, ragazzi. Allora, prima di tutto beviamo, quindi andiamo qua. Facciamo così, beviamo acqua, beviamo, poi mangiamo un cosciotto qua arrosto, ci dà 25, dovrei essere abbastanza buono 25. Sì, quasi pieno, quindi mangiamo anche, basta. Riempiamo l'acqua, abbiamo la nostra borsa d'acqua, siamo tranquilli così. Ok, raga, riempita. Abbiamo un'altra, basta. Andiamo a parlare con il nostro amico Fraticello. E poi dormiremo perché siamo anche stanchi. Qua c'è qualcosa qua dentro, non mi ricordo se qua ho già preso. No, ho già preso. Andiamo a parlare con il nostro amico Fra. Abbiamo fatto il mangiare per tutti i cittadini del villaggio, siamo belli, felici e contenti. Sentiamo cosa vuole il ragazzone qua. Buongiorno, dimmi tutto, fratello. Saints Per tutti i santi, all'interno sei tornato sano e salvo. Buon Robin, permettimi di chiedertelo, come va la faccenda dei nostri cervi? La tua caccia ha avuto successo? Da quanto tempo ci conosciamo che hai ancora bisogno di chiedermelo? I miei occhi non mi hanno tradito neanche questa volta. Spero solo che ce ne sia abbastanza per tutti. Per favore, assicurati che abbiano un pasto caldo oggi.
by the blessed mother. Bella madre benedetta, naturalmente sarà fatto. Ben nutriti e sotto la tua guida potranno svolgere un gran bel lavoro. Che cosa intendi dire? L'allargamento del nostro insegnamento, naturalmente. Lo spazio per l'allegra brigata inizia a scarseggiare. Sei circondato da molte persone leali, ognuna delle quali ha bisogno di un tetto sopra la testa. Più case ci sono, più braccia per il lavoro ci sono. Credo di sapere a cosa alludi, Tuck. Sono diventato così prevedibile? In questo caso non starò a menare il can per l'aia. Abbiamo bisogno di legno per costruire case per gli abitanti del villaggio. Ogni giorno che passa siamo sempre di più. Va bene, per illustrare l'accampamento, per trovare informazioni. Che senso? Vediamo, mi ha dato qualcosa? Non mi ha dato mica niente. Allora, scure per la pietra, abbiamo una scura per la pietra, abbiamo... sono tutte abbastanza messe abbastanza bene. Frecce ne abbiamo ancora una quarantina solo, 53 frecce abbiamo. Cosa devo andare a fare adesso? Non ho capito, ragazzi. Forse manca qualcosa. Ah, fai in fretta. Ah, devo trovare della legna? I know. Ah, ok. Per trovare informazioni? Ma vuoi la legna o informazioni, brutto bestione? Forse devo capire come si fa a costruire la roba. Quindi magari vuole che faccia un giro qua attorno per capire se c'è qualcosa da poter fare. Vediamo, Oh! Ok, ragazzi, un villaggio da costruire, ci siamo. Rosbudowa Whisky, ma cos'è? Va, vabbè, man mano che espandi il tuo villaggio, era, non so che lingua è, ragazzi, è in russo? Beh, poi magari qualcuno ce lo tradurrà, chiameremo Stasik. Allora, man mano che espandi il tuo villaggio puoi scegliere uno degli alberi più piccoli che vuoi abbattere e costruire al tuo posto un edificio interessante. Ah, posso tirare giù gli alberi e fare un edificio, ottimo. Gli alberi battuti in questo modo vanno deposito, non si spreca nulla. Non dimenticare che per costruire hai bisogno delle risorse giuste, sia i materiali per la costruzione che il cibo per gli abitanti del villaggio. Devo anche cacciare i cervi, va bene. Che lavorano devono essere depositati in uno speciale magazzino. Questi verranno utilizzati automaticamente durante la costruzione. Il numero di abitanti pronti a lavorare è strettamente legato alla popolazione del villaggio. Per aumentare la popolazione devi costruire speciali case sugli alberi. Ogni edificio ha caratteristiche uniche che ti permettono di avanzare in missioni sempre più difficili. Gli edifici del villaggio sono divisi in 4 categorie. L'artigianato serve a produrre oggetti speciali e unici come lingotti, armature, pozioni, spade, cibo, eccetera. Gli edifici speciali sono responsabili della produzione di materie prime, ti permettono di delegare agli abitanti del tuo villaggio lavori come la caccia, il taglio degli alberi, l'estrazione delle materie prime. L'apprendimento delle abilità ti permette di migliorare le tue capacità della caccia, nel tiro con l'arco, nel combattimento, in mischia, eccetera. Decorativi con i quali puoi curare l'estetica del villaggio, erigendo recinzioni o pavimentazioni. Se vuoi costruire un edificio o una struttura, devi posizionare i materiali necessari nel magazzino del villaggio. È quello di prima dove abbiamo messo la carne, eccetera. Gli edifici possono essere gestiti, migliorati e demoliti. Cliccando sull'edificio vengono visualizzate le sue opzioni e possiamo anche abbatterlo. La comunità del villaggio è composta da costruttori il cui obiettivo principale è espandere l'insegnamento. È possibile assegnare loro altre professioni: cacciatore, pescatore, erborista o minatore. Ognuna di queste professioni genera profitti che possiamo inviare al magazzino del villaggio o al nostro inventario. Per espandere il villaggio è importante ricordare di liberare i lavoratori dalle loro professioni aggiuntive. Ragazzi, abbiamo capito un sacco di cose qua. Quindi io adesso dovrei rompere un hub, gestisci il villaggio. Ah, pino e pietra, quindi dovrei... Vabbè, le pietre facciamo così, le prendiamo subito. Vediamo se ho capito bene. Andiamo a prendere un pino qua.
adesso devo fare i piccolini probabilmente. Come funziona? Scusate, fatemi un po' capire, che da qua si vedeva, eh? Quindi se io vado da qua, monete abbiamo tantissime. Devo fare degli alberelli alberelli, ragazzi, e monete. Ragazzi, l'episodio siamo già a 50 minuti. Volevo fare qualcosina qua per uscire. Ah, aspetta un attimo. Forse ho già qualcosa da mettere giù, eh. Vabbè, probabilmente io ho già delle pietre. Andiamo a casa nostra. Probabilmente ho già delle cose. Ho già delle cose da prendere a casa, eh. Perché io ho già messo via delle pietre e tanta robina, eh. Quindi magari ho già della legna anche, probabilmente. Vediamo come funziona. Allora, io qua cosa abbiamo? Legna ne abbiamo, pino ne abbiamo 24, le prendiamo tutti. Pietre, rame, niente. Pietre, 6. Rame, non lo so se può servire. Mettiamoci anche il rame, portiamo il rame là perché magari serve il rame. Cipolla no. Salvia, canna, achillea, canna magari serve, canapa magari serve. Questo per ok, per le pozioni, questo ok, invece questo qui serve per artigianato, tessitura, ok, costruzioni. Ok, ragazzi, andiamo subito a portare tutto dentro là, magari fuori troviamo qualcos'altro che ci può essere utile. Io per fare la vista super questa? Ok. Scusate. Vista super, ah, perfetto. Ah, un alberello qua. Io direi di prendere questo alberello qua, ragazzi. Okay. Magari può essere sufficiente per l'uso del campamento, per trovare informazioni. Ok, informazioni da chi? Lo stagliere, mettiamo via questo per adesso. Informazioni. Posso abbatterlo quest'albero qua? Come funziona? Come funziona abbattere? Capanno del cacciatore? Ma non ho capito come faccio a abbattere quell'albero, perché io qua me lo indica, però mi indica anche questo volendo, eh. Però non so mica come poi faccio per eliminarlo, eh. Vediamo. Bah, non so, quindi vediamo di andare qua. Cosa ci vuole? Pino. Ah, ne ho di queste qua. Ah, devo mettere dentro qua. Scusate, raga. Io sono fuori, eh. Devo mettere qua dentro tutto il materiale. Mi stavo dimenticando. Quindi mettiamo pino, canapa, mettiamo questo, rame, le pietre dove sono? Pietre, credo che possiamo fare qualcosa. Si è illuminato qualcosina, ragazzi, si è... sì ragazzi, si è illuminato questo affare qua. Adesso gestisci il tuo villaggio, vediamo, ci fa costruire qualcosa, immagino di sì. Questa catapecchia. Sì, esatto, casa, qui risiede la tua gente, aumentando la popolazione del villaggio. Quindi per costruire come devo fare?
La seleziono? Ah, poi devo andare a selezionare un albero dove metterla. Per girare, R. Ah, ok, così. Quindi a questo punto, se io faccio costruire, così. Oh, ragazzi, grande! Abbiamo capito come si costruisce. E probabilmente aumenteranno anche gli abitanti. Cibo 25. Ragazzi, abbiamo già capito come si costruisce. Possiamo tranquillamente fare un mega villaggio, andare a sconfiggere lo sceriffo di Nottingham e tutti quelli cattivi che sono in questo gioco. Ragazzi, io vi ringrazio perché adesso ci fermiamo, perché l'episodio è già lunghissimo. So che vi piace, ho visto tantissimi visual in questo, rispetto ai miei, madonna, casa, gestissi. Ho visto tantissime visual in questo, cosa si può fare? Ci sei la casa? Qui risiede la tua gente, aumentando la popolazione del villaggio, laboratorio zero, perfetto. Dicevamo, ragazzi, usciamo da qua. Dicevamo, adesso per l'uso dell'accampamento per trovare informazioni. Sì, da altre informazioni. Va bene, perdiamo tutto quello che vuoi. E noi, ragazzi, ci salutiamo. Vi ricordo tranquillamente, ragazzi, un bel like se volete lasciare un like, a piacere, aiuti il canale a crescere. Ovviamente, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi. Attivate anche la campanellina, trovate da qualche parte nella mia home page. Vi invito ad andare nelle mie sezioni canali. Nella sezione canali trovate i miei amici youtuber. Bravi, simpatici, portano tanti giochi, ragazzi, tante esperienze di gameplay, sportivi, non sportivi, di calcio, di simulazioni, di avventura. Vale la pena andare a vedere, sono veramente bravi. Io vi ringrazio per il vostro interesse a questo gioco, visto che vi piace, è nuovo, quindi magari l'attenzione aumenta in questa maniera. Vi do appuntamento a prestissimo, ci vediamo magari domani riportiamo un altro episodio. Vediamo come va questo, vedo che nei primi momenti arrivano le visual, i like, fate i like e i commenti, commentate se vi piace tutto il gioco, commentate, così io posso capire che veramente vi piace. Detto questo, vi saluto, appuntamento domani, vi ricordo sempre alle 17 e fondo 2024 e alle 12 Robin Hood Builder Servant o Servant Builder, fate voi. Ciao a tutti, amici, ragazzi, alla prossima, ciao.